Eder. Mech. Pallister. Ricordate il corpo trovato il 10 novembre in un resort a Paestum? Potrebbe essere stata vittima di femminicidio la 57enne napoletana che, lo scorso 10 novembre, era stata ritrovata cadavere in un villaggio turistico di Capaccio Paestum chiuso al termine della stagione estiva. Sul corpo della vittima, sono stati riscontrati dei segni di strangolamento. L'autopsia ha permesso di confermare l'identità della donna, originaria di Portici, ma residente a Napoli. I carabinieri avevano trovato il suo documento d'identità all'interno della struttura ma, in una prima fase, non era stato possibile appurare con certezza l'identità della donna, in quanto il corpo era in avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi è che si trovasse in quella stanza da almeno un mese. In queste settimane, carabinieri e procura hanno scavato nel passato della donna, ascoltando diverse persone per capire come e perché si trovasse in quella struttura di Capaccio Paestum, aperta solo d'estate. Il corpo, infatti, era stato ritrovato da una delle proprietarie, insospettita dell'odore nauseabondo proveniente dalla stanza. All'interno gli investigatori avevano ritrovato anche i resti di un pasto, probabilmente consumato da due persone. Probabile che la 57enne non fosse da sola. I segni emersi dall'autopsia confermerebbero questa ipotesi. L'indagine prosegue a 360 gradi, ma nel massimo riservo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.